Finalista della categoria over 35 del premio Flaiano di narrativa e italianistica, Dario Voltolini, per il romanzo Invernale, edito dalla nave di Teseo. Racconta la malattia e la morte di un padre cinquantenne e lo sgomento del figlio. Un libro autobiografico, i genitori ci salvano sempre, anche quando tutto è finito. Sì, nel mio caso poi questa storia va a finire proprio lì, converge proprio in un momento particolare dove mentre il papà, non è uno spoiler, mentre il papà moriva ha detto a chi era con lui di salutarmi. Io ero lontano, lui stava venendo a casa in ambulanza, io non lo sapevo perché non c'erano i cellulari, era successo 40 anni fa, però l'ultima parola che lui ha detto è stata quella di salutarmi e mi è stata riportata e questo mi ha, come dire ricollegato immediatamente con lui da, anche, anche da, da, da morto, diciamo, finora è, continua così, è come se il rapporto io con lui ce l'avessi tutt'ora. Un volume 40 anni dopo, perché è stato così lungo elaborare il lutto, perché era questo il momento giusto per scrivere? Eh, il lutto è stato lungo da elaborare ma non così lungo, eh, questo era il momento giusto perché l'ho scritto due anni fa, cadevano i 40 anni esatti eh, della, della morte di mio padre e mi sono detto ma Siccome ormai un, un qualche tipo di lavoro ce l'ho anch'io per le mani, vediamo se riesco col mio lavoro a dargli qualcosa a lui, di, tutto quello che, di rendergli qualcosa di tutto quello che lui mi ha dato con il suo di lavoro. allora mi sono fidato della lingua che nel frattempo, negli anni, mi ero costruito come, come, come scrittore, ho detto: facciamo una cosa rapida, veloce. Da, dal 2 di giugno eh, al 24 luglio l'ho scritto, perché la data di nascita è la data di morte di mio padre. Quindi è un tributo che ho fatto così a sprombattuto. E è quasi di, di invenzione rapidissima. Ecco. Dario Boltolini è anche scrittore musicale, ma ci racconta come è nata la passione per un antico strumento degli aborigeni australiani che ha un nome difficilissimo da pronunciare: il Digeridu. Eh, io non so suonare purtroppo nessuno strumento, per cui a un certo punto mi sono detto questo è un tubo, è un tubo di legno che non ha ance, non ha niente, non ha tasselli, sarà facile, mi sono detto. Mi sono iscritto a un corso ed è uno strumento difficilissimo. Dopo un anno sono riuscito a fare il suono base e l'ho regalato, via basta, perché non, non è possibile, bisogna essere degli acrobati della bocca, e niente da fare. Finalista della categoria under 35 Vincenzo Reale per il suo romanzo di esordio La fortuna del Greco pubblicato da Rubettino. Chi è Antonio Greco? Antonio il Greco è una persona molto particolare a cui sono legato prima di tutto come personaggio del mio romanzo, ma sicuramente anche come persona che esiste davvero perché per il personaggio di Antonio il Greco mi sono ispirato a mio nonno. È un personaggio che... Di umilissime origini, che è stato costretto purtroppo, per, suo, per sua sfortuna, a vivere e ad affrontare diversi drammi e diversi lutti durante la sua vita. Antonio il Greco è un personaggio molto, molto. Forte, sicuramente, un uomo costretto a sopravvivere e che trova sempre la forza per tutta la sua vita. Stiamo parlando di cento anni di vita, durante un secolo molto importante nel nostro paese, che trova la forza di combattere e di, di portare avanti quello in cui crede, cioè eh, la famiglia. Costruire qualcosa, lui è un muratore, quindi quello che sa fare meglio è proprio costruire, costruire qualcosa per la propria famiglia, costruire una casa e costruire un futuro. Vincenzo Reale vive a Firenze dove insegna lingua italiana agli stranieri, ma è fortemente legato alla Calabria, sarà al centro anche del prossimo libro? Ci sto pensando, sto lavorando a un po' di idee eh, ultimamente e come funziona, almeno con me funziona così, eh, un po' di idee e a un certo punto. Quella vincente arriva da sola, ecco, quindi sicuramente scriverò della Calabria se non è il prossimo o quello dopo o quello dopo ancora, eh, però sì, la Calabria in ogni caso tornerà. Il Sud, parliamo del Sud, quello che ho fatto con la fortuna del greco e che sicuramente continuerò a fare è raccontare il Sud, l'idea di Sud e quel Sud è dimenticato come nel caso della Calabria. Cosa piace a Vincenzo Reale di Ennio Flaiano? Io ho studiato letteratura all'università e ovviamente quella è stata quasi un appendice della mia eh, esperienza nel mondo, nel mondo della letteratura. Fin da, fin da giovanissimo sono stato vicino a, alla narrativa italiana e Ennio Flaiano è stato, è stato uno dei, degli scrittori più importanti per la mia formazione sicuramente. Quindi c'è tutto un grande rispetto che ho io nei, nei confronti dei grandi eh, letterati, Flaiano tra questi sicuramente. Finalista della categoria Over 35 del premio internazionale flaiano di narrativa italianistica, Antonio Franchini per il romanzo Il fuoco che ti porti dentro, edito da Marsilio, nel quale racconta il suo difficilissimo rapporto con la madre Angela. Ma cosa caratterizza questo personaggio nel libro? Lo caratterizza il fatto di essere un personaggio, quindi di essere ritratto come un personaggio romanzesco, cosa che lei voleva assolutamente essere, e non come, principalmente come una figura materna. Quindi il, il suo ruolo è eh, un ruolo da personaggio protagonista. Ed è lei che racconta di fatto attraverso le parole del figlio e attraverso soprattutto le sue parole la sua vita e la sua morte. Cosa le ha trasmesso e cosa ha amato di più? Ma siccome dal libro si evince che c'è anche una sorta di amore-odio, cosa ha amato di più e cosa meno di sua madre? Eh, meno come esplicitato per tutto il romanzo il suo avere che poi è un'altra ragione ehm, che mi ha spinto a scriverne tutta una serie di caratteristiche che racchiudono il peggio dell'italianità da un certo punto di vista il peggio della città di Napoli il peggio del sud il peggio dell'italianità Uh, tutto questo però, cioè l'essere potenzialmente razzista qualunquista, mh, uh, nel credere in una sorta di familismo amorale, insomma tutte queste caratteristiche qua, uh, messe però in una maniera non, non razionale, per cui mescolate a tutta una serie di sprazzi di generosità e di autentico anticonformismo, che è la, la, ciò che l'ha guidata soprattutto nel corso della sua vita, cioè lei non voleva essere una madre come tanti e non voleva interpretare il ruolo di madre come questo veniva raffigurato nella pubblicità degli anni 60. Finalista della categoria over 35 del premio internazionale Flaiano di narrativa italianistica, Cristina Battocletti, per il romanzo Epigenetica pubblicato dalla nave di Teseo. Parte da un termine scientifico, studia come l'età e l'esposizione a fattori ambientali possono modificare l'espressione dei geni pur senza modificare la sequenza del DNA. Le esperienze influenzano i geni. Influenzano moltissimo, ed è questo alla base di questo mio romanzo, proprio il fatto che i traumi e le cose belle dei nostri genitori e dei nostri progenitori nonni non cambiano la sequenza, come ha detto giustamente lei, ma si scrivono chimicamente sul DNA. Allora io l'ho pensata in forma di romanzo, ovvero un, uh, un gesto, il peggiore gesto che noi possiamo considerare nella nostra società. Una madre che abbandona il figlio e non per motivi economici. E quindi sono andata a vedere cosa era successo a questa donna e cosa era successo anche alla mamma della mamma. Per cui eh, l'epigenetica è una fotografia di cosa eh, ci può avere influenzato. E in questo modo, fotografando, possiamo correggere. Nel libro Epigenetica il tema centrale è quello della famiglia. Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice, invece, Infelice a modo suo assolutamente. E parto dalla storia di tre bambini, tre fratelli: sono Maria, Pietro e Paolo. E vivono nella parte più sperduta di un'isola lagunare in cui l'acqua non diventa mai alta. E Maria e i fratelli amano moltissimo una madre, una madre che però è meravigliosa perché li porta a fare il bagno di notte, è capace di incredibili storie, ma li abbandona. Però questi fratelli non vorrebbero mai lasciare la propria famiglia d'origine, proprio perché la forma di amore più forte che conoscono forse è l'unica forma di amore che conoscono. E allora ecco che Maria si troverà a eh, dividersi dalla sua famiglia, ma quella sarà sempre la spinta più forte e sarà la scrittura a salvarla. Vincitrice del premio internazionale Flaiano Italianistica, Luca Attanasio Serena Laiena dell'Istituto Italiano di Cultura di Dublino ci dice... Lei, il titolo del suo volume. The Theatre Couple in Early Modern Italy. È un saggio incentrato su una coppia teatrale di attori italiani molto nota nel XVII secolo. Quale ruolo avevano le donne in quel periodo e come è cambiato il teatro? Eh, grazie mille per questa domanda. In realtà il ruolo delle donne all'interno delle compagnie teatrali, le prime compagnie di attori professionisti, era eh, centrale. Le donne non solo recitavano, ma erano il cardine eh, intorno a cui ruotavano le prime compagnie e riuscivano con, anche attraverso le loro doti gestionali, a tenere un po' le fila del, del business teatrale. Come William Shakespeare ha osservato, la vita è un palcoscenico e noi tutti siamo attori. Qual è secondo lei il ruolo più difficile da interpretare? è una domanda molto complicata e gran parte del gioco del periodo de della prima età moderna ehm, e soprattutto degli attori di cui mi sono occupata era incentrato su questa ehm, specularità tra vita e scena, quindi penso che per gli attori di cui mi sono occupata io tra i ruoli più difficili eh, c'era appunto il ruolo di se stessi o comunque la riproduzione delle dinamiche eh, che c'erano all'interno della compagnia sulla scena attraverso le varie rielaborazioni che appunto l'attore e um, eh, autore di cui mi sono occupata, Giovan Battista Andreini, ha realizzato. A chi dedica questo, questo premio? premio? Ma eh, a, alla mia famiglia e ai miei colleghi e amici che mi hanno accompagnata in questo percorso e insomma sono molto contenta di, di essere qui e anche alla città di Pescara e questo premio è insomma, un premio storico. Grazie mille. Vincitrice del premio internazionale Ennio Flaiano per l'italianistica, Luca Attanasio Maraiosi dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, il titolo dello studio Roma 16 ottobre 1943, storia, memoria, letteratura. Tradotto in italiano e invece in inglese il titolo, un saggio incentrato sulla deportazione di ebrei romani durante la seconda guerra mondiale. Cosa emerge attraverso i testi letterari di questo evento storico? Storico così drammatico. Con il mio tipo ho voluto mostrare come la, la memoria viene trasmessa attraverso la letteratura, come si passa da memoria individuale a memoria collettiva attraverso lo studio della letteratura, quello che è stato dimenticato prettamente e poi come è stato ricordato attraverso quattro eh, testi letterari prettamente. È un testo accademico fruibile anche da un pubblico più vasto. Quale messaggio vorrebbe che arrivasse a chi lo leggerà e a chi ci sta seguendo? Allora, eh, per ora il libro è in inglese, fortunatamente sta per uscire una pubblicazione in italiano, la traduzione, per cui di questo sono molto contenta. Quello che vorrei che trasmettesse è in che modo noi ricordiamo e come noi però dimentichiamo anche, cioè che cosa omettiamo e quindi questo collegamento, questa connessione eh, fra storia, memoria e letteratura attraverso quello che ci si ricorda e ci si vuole dimenticare il più delle volte. Finalista della categoria under 35 del premio internazionale Flaiano di narrativa italianistica, Greta Olivo, per il romanzo Spilli è pubblicato da Einaudi. Quando e dove nasce la storia di Livia e quanto di autobiografico c'è in questo libro? Nasce tre anni fa, più o meno, dopo un lungo periodo di non scrittura. Nasce perché... Arriva da una storia autobiografica, effettivamente, che è un po' la storia di mio nonno, che era un uomo cieco, insomma, però lo diventa per motivi molto diversi rispetto alla protagonista del libro. Io ho capito che volevo parlare eh, di una delle mie paure più grandi, eh, che è la paura di perdere la vista, perché insomma è un po'... in famiglia non siamo molto fortunati con gli occhi, diciamo così, e con la paura, insomma, di avere ereditato da mio nonno, oltre a insomma una miopia molto grave, anche un certo tipo di, di difficoltà a far fronte ai traumi della vita. Quindi ho capito che volevo insomma, parlare di questo, di rendere eh, protagonista una ragazzina a cui poi questa cosa succede effettivamente, cioè lei insomma, ha un'eredità da parte del nonno che è quella di un'effettiva malattia che è la retinite pigmentosa. Per scrivere questo libro Greta Olivo si è documentata sulle patologie oculari e oggi i giovani trascorrono moltissime ore sugli smartphone, sui computer, mettono a rischio la propria vista. A proposito di questo, quale consiglio vuole rivolgere a tutti i giovani, ai, ai giovanissimi che ci stanno seguendo? oddio forse sono la persona peggiore a cui chiedere questa cosa dato che trascorro moltissimo tempo davanti agli smartphone quindi davvero non sono la persona migliore penso di aver perso qualche diottria così e anche da ragazzina leggendo tipo alla luce male quindi non, non sono la persona migliore però forse dovremmo tutti seguire dei consigli che forse nessuno di noi seguirà però leggere molto ci aiuta a crescere a nutrire la nostra mente già al lavoro in vista di un prossimo libro? appena riesco a stare a casa per un pochino sì sì, 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 scriverò, insomma, sono, ho già insomma, un po' di, 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 di idee, quindi sì.